Si chiama Amanda Coates, ha 43 anni d'età, viene da Melbourne, ridente città che si trova in Australia. E pensate che la donna voleva tatuarsi le sopracciglia, ma il suo volto è stato, per così dire, sfregiato. Ha raccontato di essersi vista scivolare sul cuscino la sua pelle dopo essersi fatta sottoporre ad un trattamento per tatuarsi le sopracciglia in una apposita clinica specializzata. La procedura a cui si sarebbe sottoposta la donna, però, sarebbe molto comune tra molte donne che vogliono apparire sempre belle. Si fanno infatti con ogni tatuaggio delle piccole ferite nelle quali si inietta una piccola quantità di inchiostro in modo da rimanere indelebili e da durare a lungo nel tempo. La donna si è rivolta alla clinica credendo di aver avuto un'infezione, ma potrebbe trattarsi con ogni probabilità di una reazione allergica proprio all'inchiostro. Sono come il medico avrebbe dichiarato la donna. Sembrava che la mia pelle, infatti, sembrava che stesse bruciando. È rimasta ovviamente dilaniata, o meglio, è rimasta letteralmente con il volto sfigurato. Bene, ringrazio per l'ascolto, ringrazio per la visione. Quando si vuole apparire belle a tutti i costi, a volte questo è il risultato. Grazie, saluti, a presto.